Ciao ragazze e ciao ragazze, benvenute nel mio secondo canale, canale di cucina. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, trovate il link qua sopra dove carico video ogni mercoledì e giovedì. Questa volta ho pensato di farvi il video su tutti i miei frullati preferiti. Vi ho già fatto il video con le merende, che se non avete visto vi lascio in sovraimpressione, e adesso ho pensato di farvi questo qua con i frullati che sono rinfrescanti e che ci danno tutte le vitamine, le sostanze. Molto spesso non si riesce a mangiare cose troppo pesanti perché comunque si ha sete, questi sono molto dissetanti e quindi ci aiutano a stare in forma, a mantenere il peso, a non ingrassare, ma soprattutto ad avere tutte le vitamine che ci servono, quindi tutte le proteine, le vitamine, appunto anche per dissetarci, per evitare che si hanno quei cali di pressione e quindi sentirci subito energici. Quindi vediamo questi tre frullati super estivi per voi. Per il primo frullato andiamo a mettere le banane che sono un po' ridotte male. Sono un po' ridotte male perché erano super maturissime, quindi non me le faccio vedere tanto, sono un po' schifo. Però sono dolcissime, almeno quello sì. E infatti così magari non abbiamo bisogno di aggiungere dolcificante. Poi ci vado a mettere gli spinaci. Ebbene sì, gli spinaci devono essere crudi e possibilmente bio. E vado a mettere qua dentro, appunto, questo frullato è buonissimo, è super energizzante, quindi vi dà una sferzata di vitamine e di energia, perché comunque gli spinaci sono ricchi di vitamine e mangiarli crude ovviamente è molto meglio. Poi ci vado a mettere il latte di mandorla oppure un altro latte vegetale a vostra scelta. A me piace molto fatto con il latte di mandorla, perché mi piace il contrasto appunto spinaci mandorle, però comunque in alternativa spesso lo faccio anche con latte di soia per farlo magari ancora più proteico. Inizio quindi a frullare. Gli spinaci avete visto, preferisco aggiungere un po' alla volta, insomma, per non intasare il frullatore. Poi le quantità sono un po' soggettive, io come al solito vi faccio il post correlato sul blog con tutte le informazioni, magari le modifiche, tutte le cose, comunque in base al vostro gusto mi trovo bene così. Eccolo qua, super pronto, bello bello frullato, tutto liscio. Adesso per dolcificare, se voglio ci aggiungo un po' di sciroppo d'acero che contiene tante vitamine e favorisce anche il dimagrimento, quindi io metto un cucchiaino, però vi considero di assaggiarlo prima perché comunque le banane sono abbastanza dolci e potrebbe essere che già vi piace il sapore. Yummy yummy, vero cookie? È vero amore, è buonissimo, bello fresco. Eccoci qua, secondo frullatino. Ci serve una bella anguria, ma non tutta, di cui ho preso una fetta e ci ho tolto tutti gli ossicini, che è un'operazione molto fastidiosa. Va bene, la vado a mettere qua dentro e poi il succo di limone, che praticamente vado a filtrare con un passino per non farci cadere gli ossicini, insomma. E metto qua dentro. Questo qua è super super dissetante, è molto molto dissetante, pieno di vitamine, quindi se vi viene un poco di abbattimento, questo vi dà molte vitamine, vi fa passare la sete. E poi sappiamo che l'anguria ha pochissime calorie ed è comunque molto zuccherina, quindi ecco che vi dà l'energia e la carica giusta. È ottimo questo qua. E infine un po' di menta, andiamo a prendere la menta. E qua, guardate quanta bella menta. Questa è tutta menta, super profumata. Un po' di menta fresca. Eccola qua, lavata. Metto qui dentro e vado a frullare.
Eccolo qua, questo non ha bisogno neanche di latte, acqua, nulla, perché rilascia tutto l'anguria, quindi è perfettissimo così. Fresco fresco questo ha bevuto con un po' di ghiaccio. Ed eccoci col terzo, in cui metteremo anche i nostri amati semi di chia. Voi metteteli sempre i semi di chia quando potete, perché i semi di chia tendono proprio a far mantenere il peso corporeo, quindi a impedire, insomma, di ingrassarci. Poi metto l'arancia, la carota e lo zenzero. Le carote sono bio, quindi non ci metto la buccia. Vado il succo d'arancia, che vado sempre a passare attraverso un colino, appunto, per toglierci gli ostacini. Poi metto lo zenzero, eccolo qua, ma non tutto, va grattugiato poco poco. Ecco qua. E infine semi di chia, amatissimi, un bel cucchiaio di semi di chia, che questi qua li potete trovare ovunque, anche al supermercato. Un pochino di latte di soia, se vedete che non riuscite proprio a frullare, che è poco, potete aggiungere una bevanda vegetale a vostro piacere, ma anche un po' d'acqua. Ecco qua, i nostri bei tre frullati sono bellissimi e buonissimi, ragazzi, provateli perché sono veramente troppo troppo buoni. Ci tengo a specificare che io non li mangio, cioè solo questi, perché sento di diete, detox, eccetera, cioè non ho mai saltato un pasto in vita mia, quindi li bevo come merenda o colazione, oppure tutt'al più accompagnati a un bel panino, insomma, o a un pranzo, perché sennò potrei veramente azzannare qualcuno, troppa fame. Però è vero che sono molto molto nutrienti, molto energizzanti, e sono una botta di vita, fanno benissimo questo anche per l'abbronzatura. Comunque se li integrate nella vostra alimentazione vi sentirete meglio e starete meglio, più in forma, in salute, tutto bene bene, buoni buoni, buon appetito. Quindi ragazze, questo era tutto, spero che questi frullati vi piacciono, se li fate fatemelo sapere, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, e vi ricordo che c'è sempre il post correlato sul blog alla ricetta, varie indicazioni, sostituzioni, ingredienti, fotine su www.calitadolce.com. e vi mando un bacio grandissimo. Ah, fatemi sapere se volete un video anche sui miei snack preferiti, quindi non solo dolci, anche cosa di salato, di spizioso, insomma, sempre sani per stare in forma e in salute. Vi mando un bacio grandissimo. Ciao.